angels look like halos. La GT è una delle Alfa a cui gli appassionati sono più legati ed è un esempio di eleganza e sportività. Questa è del 73 ed è stata premiata in un concorso organizzato dall'Alfa Romeo dedicato proprio alle GT ed è targa oro, una delle caratteristiche più ambite per una macchina d'epoca. Nata come versione più economica della Giulia Sprint per motivi di costo d'acquisto e gestione, divenne poi più famosa acquistando una diffusione ed una fama sportiva di rilievo. Motore 4 cilindri in linea in posizione anteriore longitudinale, 1290 di cilindrata, due carburatori Weber doppio corpo e quasi 90 cavalli di potenza permettevano una velocità dichiarata di 173 km orari. Sulla linea delle versioni più sportive, i proprietari ritoccavano il motore quel tanto che bastava per ottenere prestazioni molto alte per una 1003, soprattutto in rapporto al periodo di diffusione della GT. Questa 1003 Junior ha un aspetto molto elegante per le rifiniture curatissime e per il colore, ma dopo aver ottenuto il riconoscimento come vettura targa oro, il proprietario ha pensato di mettere un po' di pepe nei cilindri e il risultato è un aumento notevole della coppia e della velocità di punta. La GT è una macchina sportiva, niente era lasciato al caso. La presenza della quinta marcia, poco usuale in quel periodo, permetteva velocità costante e consumi ridotti nei lunghi viaggi. Quando si corre tutto cambia. Il suono tipico dell'Alfa riempie l'abitacolo e la GT vi farà divertire sul serio. La GT ha un'ottima valutazione sul mercato, è un incredibile valore affettivo per gli alfisti e per capire la loro devozione vi basterà guardarla e soprattutto sentirla in moto. La quotazione è ottima, soprattutto nella versione 2000, ed è un modello che trova approvazione anche fuori dai club degli alfisti più convinti. E non è mai un caso quando una macchina entra nella storia. L'Alfa Romeo ci sapeva fare, soprattutto con il suono e la potenza del motore. E quando tutto questo è unito alla cura dei dettagli e al disegno riuscito, il passo per entrare nel cuore di tutti è breve. L'accoppiata Bertone Alfa Romeo ha quindi dato i suoi frutti, lasciandoci in eredità un'auto che non trova consensi solo in chi decide di fare il bastian contrario per moda.